Bene, eccoci a questo nostro secondo appuntamento dove vogliamo praticamente focalizzare la nostra attenzione sui collaboratori di Paolo. Ci sarebbero diversi modi per affrontare questo argomento. Sarebbe interessante anche una volta magari dedicare l'attenzione a tutti quei collaboratori che hanno dato filo da torcere a Paolo, che hanno creato un po' di complessità nel suo ministero di annuncio e di testimonianza del Vangelo. In questa nostra riflessione e conversazione vorrei trattare l'argomento ripercorrendo tre momenti chiave della vita di Paolo, per mostrare come fin dall'inizio del suo ingresso in scena, Paolo non entra in scena da solo, cioè tutte le tappe significative della sua vita e della sua persona sono tappe ecclesiali dove si respira la Chiesa e dove la dimensione della collaborazione, della comunione è fondamentale. Saranno tre i momenti a cui noi dedicheremo la nostra attenzione. Il primo, volutamente, è quello di Damasco, quindi l'incipite, si può dire, dell'avventura di Paolo nel coinvolgimento con Cristo. Il secondo momento è quello dell'esperienza di Antiochia, dove Paolo viene portato grazie alla mediazione di Barnaba. E il terzo momento è quello proprio dell'attività missionaria vera e propria di Paolo e del suo team di collaboratori. Cominciamo quindi con il primo momento. Primo momento è l'esperienza sulla via di Damasco. Ecco, noi in genere siamo portati anche qui a pensare alla rivelazione sulla via di Damasco come a un qualcosa che interpella e tocca da vicino Paolo e il risorto. Però se noi isolassimo solo questo incontro-scontro tra i due, noi non avremmo poi l'apostolo delle genti. Gli Atti degli Apostoli ce lo descrivono in modo molto chiaro al capitolo 9, quando ci dicono che Paolo, dopo l'incontro-scontro sulla via di Damasco, si ritrova senza desiderio più di mangiare e di bere in attesa che accada qualcosa. Cioè ci dice chiaramente che l'incontro personale di Saulo con il risorto non è sufficiente, è necessaria la mediazione di una comunità. E di fatto la grande rivelazione sulla via di Damasco è preceduta ed è seguita dalla mediazione di una comunità, che fanno di questo evento un evento ecclesiale. Prima abbiamo l'esperienza di Stefano, uno dei sette, quelli che noi chiamiamo i diaconi della Chiesa delle origini, in cui Cristo rivive la sua passione, morte e, grazie a Paolo, la sua risurrezione. Perché? Perché la descrizione che Luca fa di Stefano negli Atti degli Apostoli come primo martire, mostra come il Cristo continua a vivere dentro i suoi, rendendoli conformi a sé. In qualche modo Stefano è la primizia della spiritualità cristiana che viene consegnata a colui che sarà il futuro apostolo delle genti, perché questi a sua volta la consegni a tutti coloro che abbracciano la grazia del Vangelo. Quindi Stefano, sappiamo dal racconto, è strettamente collegato a Saulo. Riprendo solo alcuni stralci del racconto degli Atti degli Apostoli. Al capitolo 7 Luca scrive così: Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: Ecco, contemplo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui e
Lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». Detto questo, morì. Saulo approvava la sua uccisione. In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la chiesa di Gerusalemme. Tutti, ad eccezione degli apostoli, si dispersero nelle regioni della Giudea e della Samaria. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui. Saulo intanto cercava di distruggere la chiesa. Entrava nelle case, prendeva uomini e donne e li faceva mettere in carcere. Allora notiamo, no, Stefano che muore come è morto il suo Signore, quindi Cristo è vivo in lui, e colui che custodisce i mantelli, che approva la sua uccisione e che diventa colui anche che moltiplica la persecuzione contro un singolo, che si trasforma in persecuzione contro la Chiesa, colui che è coinvolto contro, diventerà colui che il risorto raggiunge sulla via di Damasco. Ecco, arrivato a Damasco, Paolo si incontra con l'altro volto della comunità. Se Stefano rappresenta una parte della comunità di Gerusalemme, Anania rappresenta una parte della comunità della diaspora, quindi di quella dispersione che è causata dalla stessa persecuzione. E anche qui notiamo che ciò che Anania comunica a Saulo è proprio quello che lui ha sperimentato sulla via di Damasco. Cioè, sulla via di Damasco Paolo l'ha sentito in prima persona, ma c'era bisogno che il risorto assumesse i tratti concreti di una comunità reale. E questa comunità reale è la comunità di Damasco, ed è rappresentata da Anania. Anania, in altre parole, permette a quella rivelazione di avere due mani che si posano sul suo capo, di dire delle parole che rischiarano l'ombra in cui Paolo si trova, di squarciare il suo orizzonte verso una missione nuova. Noi non avremmo l'apostolo delle genti se prima non ci fosse stato Stefano e se dopo non ci fosse stato Anania. Queste due figure sono l'incarnazione nella persona e in una comunità, Stefano in una persona, Anania nella comunità di Damasco, che il Cristo è vivo dentro i suoi che sono perseguitati. Quella domanda che Paolo fa sulla via di Damasco: chi sei, Signore? Io sono Gesù che tu perseguiti, trova concretezza prima e dopo questo episodio. Ora, questo modo di raccontare da parte di Luca negli Atti degli Apostoli è fondamentale, perché ci fa capire come fin dall'inizio Saulo non si costruisce da solo, ma grazie alla presenza di figure, di persone che tra l'altro ricorderà anche nelle sue lettere, che diventano decisive per capire il mistero in cui lui è coinvolto. Un secondo momento, oltre a quello della rivelazione sulla via di Damasco, fondamentale per capire in che modo Paolo poi imposterà, erediterà, farà tesoro di questa esperienza, è il momento dell'esperienza vissuta ad Antiochia con Barnaba. Sappiamo che dal racconto di Galati e anche dal racconto degli Atti degli Apostoli, sappiamo che Paolo viene da un periodo di silenzio, cioè dopo la rivelazione sulla via di Damasco, Paolo aveva tentato di trasformarsi in annunciatore immediato del Vangelo e aveva fatto tre tentativi. Il primo tentativo era nella zona dei Nabatei, che però era finito male, in quanto i Nabatei si erano messi a dare la caccia
Saulo, che dovette fuggire di notte dalla città di Damasco, un secondo tentativo a Gerusalemme, dove però le cose si chiudono abbastanza in fretta perché Paolo crea più problemi che motivi di gioia all'interno della Chiesa Madre, e poi un terzo momento di annuncio del Vangelo nelle sue zone d'origine, cioè nella Siria e nella Cilicia, ci dice il testo. E anche qua il testo lascia intendere che le cose non è che sono andate bene al 100%, perché qualcuno sottolineava che Paolo prima perseguitava e quindi non era tanto affidabile. Poi su di lui cala il silenzio. Questo silenzio viene interrotto dopo alcuni anni dall'arrivo di Barnaba. Barnaba era stato inviato nella comunità di Antiochia, una comunità provata, in un momento soprattutto delicatissimo dei rapporti tra il giudaismo e l'impero romano. Siamo nel periodo dell'imperatore Caligola, lì all'inizio degli anni 40, quindi lì viene mandato Barnaba. E Barnaba, di fronte a una comunità cristiana perseguitata, che verosimilmente ha perso i suoi punti di riferimento, le sue guide, si dice: chi meglio di un persecutore raggiunto dalla grazia di Dio può confortare questa comunità insieme a me? E allora va a Tarso, chiama Saulo e lo porta con sé ad Antiochia. E lì dice il testo, dice Luca, negli Atti, i due lavorarono insieme per un anno intero in quella comunità. Quindi un anno intero di collaborazione piena con Barnaba in una chiesa che è molto diversa dalla chiesa di Gerusalemme. Se la chiesa di Gerusalemme è una comunità uniforme in quanto è composta da giudei che hanno aderito al Vangelo, la comunità di Antiochia è una comunità mista dove hanno aderito al Vangelo sia giudei che greci, sia giudei che pagani, dove quindi il principio della legge, il luogo stesso di riferimento è molto diverso, non c'è più il riferimento del Tempio che a Gerusalemme manteneva la sua importanza in questi anni. Ma la gente comincia a ritrovarsi nelle case. Non c'è una struttura gerarchica come quella che abbiamo a Gerusalemme, negli anni 40, ma c'è una struttura più sinodale, dove insieme si affrontano le diverse sfide che lo Spirito pone alla comunità. E qui Paolo cresce alla scuola di questa comunità, cioè si misura con una dimensione molto diversa da quella a cui lui era abituato. Possiamo dire che la chiesa di Antiochia per Paolo è davvero la sua chiesa madre. Tanto vero che dopo un periodo dove lui e Barnaba lavorano insieme, il testo ci dice che avviene il momento clou, il momento, l'ora di Dio, l'ora in cui lo Spirito vuole inviare Saulo e Barnaba in una prima grande missione di annuncio e di testimonianza del Vangelo. Ma ascoltiamo il testo che è riportato al capitolo 13 degli Atti degli Apostoli e che anche viene menzionato tra le righe dei primi due capitoli della lettera ai Galati. Scrive così Luca negli Atti: c'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno di infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale io li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di qui salparono per Cipro. Allora, cosa notiamo in questa cornice
descrive l'inizio del primo grande slancio missionario della Chiesa di Antiochia. Prima di tutto ci viene precisato che la spinta alla missione non viene né da Paolo né da Barnaba, ma dallo Spirito Santo, vero grande protagonista dell'intera narrazione. È lui che interviene, è lui che sceglie Barnaba e Saulo, che vengono presentati come inviati dallo Spirito Santo. Guardate, noi potremmo dire ad un primo impatto, ma che c'entra questo con i collaboratori di Paolo? Eppure è la base della collaborazione nel Vangelo, dove il capo cordata non è Tizio Caio, non è Barnaba o Saulo, non è questo o quello, ma è lo Spirito che sceglie. Avere questa chiarezza di idee, che il primo punto di riferimento alla luce del quale vivere il discernimento è lo Spirito e non quello che pensa Tizio Caio, è importantissimo, perché è la base di una solida e duratura collaborazione. Poi c'è un secondo elemento che è caratteristico di Antiochia. Ci viene detto che l'intera comunità è coinvolta nell'episodio. Il segno che è lo Spirito che vuole una cosa è sempre il coinvolgimento globale, il coinvolgimento della comunità. La scelta dello Spirito Santo passa sempre attraverso la mediazione di una chiesa, come è passata all'inizio con la chiesa di Gerusalemme e quella di Damasco, ora passa attraverso la mediazione della chiesa di Antiochia. È l'intera chiesa che digiuna, prega e impone le mani sui suoi inviati. E sarà la stessa chiesa che poi li riaccoglie quando tornano per sentire la condivisione della missione che loro hanno vissuto. Poi ci viene anche detto che la missione inizia sotto la responsabilità di Barnaba, che viene menzionato per primo proprio nella scelta all'inizio di questa missione. Ora, questi elementi sono importanti perché ci dicono come pian piano la collaborazione prende forma. E il primo viaggio missionario sarà per Paolo fondamentale, perché in questo primo viaggio missionario Paolo incontrerà tutte quelle sfide che poi caratterizzeranno la sua missione personale, personale nel senso la sua missione di annuncio del Vangelo con il suo team di collaboratori. Sappiamo che Luca descrive la missione di Paolo alla luce di tre grandi viaggi, seguiti poi dal viaggio verso Roma, no? Però, ecco, questi viaggi di Paolo sono diversi l'uno dall'altro. Il primo viaggio Paolo è inviato dalla comunità di Antiochia. Il secondo viaggio missionario di Paolo è un viaggio dove lui, insieme a un altro gruppo di persone, parte con l'idea di consolidare le comunità che ha fondato, ma poi lo Spirito lo porta decisamente in tutt'altra direzione e nasceranno le chiese, nasceranno le chiese. Il terzo viaggio missionario sarà il viaggio che prepara il suo ritorno a Gerusalemme con la colletta, prima poi di essere fatto prigioniero e essere condotto a Roma. Quindi un percorso dove ogni viaggio ha una propria caratteristica, un proprio stile, ma che viene già preparato da questa prima esperienza con Barnaba. Con Barnaba Paolo visiterà le comunità dove c'è una maggioranza di presenza ebraica e quindi lì ci sarà la sfida di dover annunciare il Vangelo attingendo al tesoro della Torah, quindi ridire il Vangelo rileggendo la Torah, ma Paolo affronterà anche la sfida di orizzonti diversi, dove
le comunità sono costituite in maggioranza da pagani che aderiscono al Vangelo, e lì il rischio sarà quello di confondere il Vangelo con alcuni usi idolatrici. Quindi è la prima volta che Paolo si misura con l'accoglienza e l'opposizione di queste due realtà, con tutto ciò che esso comporta. Non solo, ma durante anche questo primo viaggio, Paolo si misurerà anche con il rientro, l'abbandono del gruppo degli annunciatori di una presenza importante che è quella di Giovanni Marco. E allora anche questo abbandono segnerà il suo apostolato futuro, perché fa capire come non è così immediata l'apertura al mondo pagano. Giovanni Marco abbandona il gruppo nel momento in cui Paolo e Barnaba decidono di inoltrarsi in un territorio a prevalenza pagana. E quindi ci fa capire come certe resistenze sono interne allo stesso team di lavoro. Però questo aiuterà notevolmente la formazione di Paolo. Quindi possiamo dire che l'esperienza di Paolo ad Antiochia e l'esperienza missionaria di Paolo con Barnaba è davvero una grande scuola di formazione. Se volessimo utilizzare il nostro linguaggio formativo, potremmo dire che Paolo vive il momento del probandato, lo juniorato, il momento che prepara poi al sì definitivo proprio ad Antiochia. E sappiamo che questa fase di formazione si conclude con un episodio non semplice, perché si conclude con il famoso incidente di Antiochia, così viene definito, dove Paolo ha una rottura, una frattura anche di vedute con niente meno che Barnaba, colui che lo ha coinvolto. Però anche dietro questi momenti difficili di tensione nelle collaborazioni c'è sicuramente una pedagogia del Signore. E arriviamo al terzo momento, il terzo momento che è quello legato maggiormente alla tappa più propriamente paolina. Quando Paolo lascia Antiochia, porta con sé ovviamente un rappresentante della Chiesa Madre di Gerusalemme per mostrare la sua unità con la Chiesa Madre di Gerusalemme, e il suo team si arricchirà sempre più man mano lui percorre le strade di annuncio del Vangelo. Si arricchirà prima di Luca, poi di Timoteo, poi di Tito. Sila è con lui, e quindi questo gruppo che pian piano porta il Vangelo andrà estendendosi sempre di più, inglobando figure maschili e figure femminili, coppie e figure singole, persone che sono ex schiavi e persone libere, ma tutte a servizio dell'unico Vangelo. Ora, la ricchezza di questi collaboratori di Paolo noi la riscontriamo palesemente nelle lettere. In genere viene citata come testo di riferimento chiave il testo del capitolo 16 della lettera ai Romani, ma potremmo citare anche l'ultimo capitolo della lettera ai Colossesi, l'ultimo capitolo della seconda lettera a Timoteo. Cioè, in queste lettere dove sono riportati i saluti, la stessa lettera a Filemone, il piccolo biglietto a Filemone, si nota quante siano le persone che collaborano con l'Apostolo e che diventano figure chiave, soprattutto nel momento in cui Paolo si trova in difficoltà nel rapporto con le chiese. Pensate, Jerome Murphy O'Connor, che è un grande studioso del dialogo tra Paolo e la comunità di Corinto, e definisce Corinto come la comunità più snervante con cui Paolo ha avuto a che fare, dice a chiare lettere che se Paolo non avesse avuto la figura di Tito e la figura di Timoteo, Paolo avrebbe perso il rapporto con questa comunità. Era necessaria la mediazione di Timoteo e di Tito per riconquistare una comunità che era come un cavallo imbizzarrito, che aveva bisogno di essere domato.
E la stessa cosa si può dire per Efeso. Se Paolo non avesse avuto la mediazione di Aquila e Priscilla, il rapporto con Efeso sarebbe stato perso per sempre. Pensiamo alla comunità di Roma. Paolo non conosce la comunità di Roma, però riesce a preparare il suo arrivo a questa comunità grazie alla mediazione di Febe, questa donna definita apostolos e diaconos, cioè responsabile, che è colei che prepara l'arrivo di Paolo, ma soprattutto predispone il viaggio fino all'estremo confine dell'Occidente, fino alla Spagna, dove Paolo vuole portare l'annuncio del Vangelo. Ed è interessante percorrere tutti i termini con cui Paolo definisce i collaboratori. Sono tutti termini che in greco sono caratterizzati da un prefisso, il prefisso syn, tradotto in italiano con. Troviamo il termine synergos, cioè coloro che lavorano con. Troviamo il termine syndulos, coloro che sono servi con. Troviamo il termine synkoinonos, cioè coloro che vivono la comunione con. Troviamo il termine syndesmos, coloro che sono prigionieri con. Il problema è, più che problema, l'importante è capire bene a cosa si riferisce questo syn, questo con. Non si riferisce solo a Paolo. I collaboratori non sono in collaborazione con Paolo, ma sono in collaborazione con Cristo. Questo è importante perché è sempre l'elemento base di partenza. Insieme a Paolo collaborano con Cristo. Cioè è un elemento ecclesiale, un corpo ecclesiale che porta il Vangelo. E pensate anche alle immagini che Paolo dà della Chiesa, che hanno tutte a che vedere con questo sfondo. L'immagine del corpo di Cristo, cioè le chiese insieme costituiscono il corpo di Cristo, come coloro che portano il Vangelo sono il corpo di Cristo, per cui c'è bisogno di tutte le membra perché il corpo di Cristo sia completo. Oppure quando Paolo, parlando alla comunità, dice: voi siete il tempio di Dio. Ora, il tempio di Dio ha bisogno di tutte le pietre, un'immagine che sarà valorizzata anche dall'apostolo Pietro nelle sue lettere, di tutte le pietre per essere edificato nella sua completezza. Insomma, le immagini che Paolo utilizza sono immagini che imprimono un forte senso di comunionalità, di comunione e di sinergia. Ma per esprimere ulteriormente questo, leggiamo il passaggio del capitolo 16 della lettera ai Romani, commentandolo, ecco, mentre noi lo percorriamo un nome dopo l'altro. Vi raccomando Febe, nostra sorella che è al servizio della Chiesa di Cenchre. Accoglietela nel Signore come si addice ai santi e assistetela in qualunque cosa possa avere bisogno di voi. Anch'essa infatti ha protetto molti e anche me stesso. Allora, notiamo, Paolo inizia con una figura femminile. Le figure femminili che caratterizzano il team dei suoi collaboratori sono numerose e inedite rispetto a quella che era la società o il contesto del tempo. Paolo, insieme a Gesù, sono le due figure neotestamentarie che su questo punto davvero vanno. Rompono alcuni schemi per rileggere in modo nuovo i rapporti sociali del tempo. E anche in quei passaggi dove Paolo sembra assumere un atteggiamento contrario, dobbiamo fare attenzione, nel senso che sono tutti passaggi che vanno ben contestualizzati o al problema che Paolo affronta o alla situazione che i suoi discepoli si trovano ad affrontare, che magari si trovano a dover gestire le conseguenze di un'apertura dell'Apostolo delle genti che poi hanno magari generato delle situazioni increscioso. Ora, vedete, i saluti partono con una figura femminile. Paolo non si limita a dire il nome di questa figura, come
come non si limita a dire il nome di nessun altro collaboratore e basta, ma cerca sempre di accompagnare questo nome con una sua caratteristica. E questo ci fa capire che la collaborazione di Paolo non è una collaborazione funzionale, una collaborazione in vista di un qualcosa e basta. No, è una collaborazione che ha una forte valenza relazionale, dove davvero il collaboratore arricchisce Paolo e Paolo è arricchito dal collaboratore. Non è che i due si trovano insieme in vista, come spesso noi diciamo, no? Siamo insieme per l'apostolato, cucù, va bene l'apostolato, ma questa relazione deve prima arricchire l'un l'altro, sapendo che il Cristo che è in te parla al Cristo che è in me e lo arricchisce, costruisce la mia personalità. Non sono collaborazioni funzionali. Le collaborazioni funzionali finiscono in fretta. Basta non essere d'accordo sul principio e alla fine si rompe. Le collaborazioni in Cristo no. Perché quello che noi seguiamo, il punto di riferimento è Lui e questo porta alla comunione. Quindi vi raccomando, Febe, nostra sorella, che è al servizio della Chiesa di Cencre, poi continua. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. Essi per salvarmi la vita hanno rischiato la loro testa e a loro non io soltanto sono grato, ma tutte le chiese del mondo pagano. Vedete, dopo una figura femminile, una coppia. Anche questo, no? La sequenza è significativa, no? E la sequenza già spezza alcuni criteri sociologici del tempo. Questa coppia, Aquila e Prisca, a cui Paolo deve molto, a Corinto, il suo ministero di annuncio del Vangelo è strettamente collegato a questa coppia, quando hanno rischiato la vita, verosimilmente a Efeso, quando anche Paolo aveva ricevuto una sentenza di morte. Quindi collaboratori che rischiano insieme a Paolo la vita, che danno tutto per il Vangelo. Salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa. Aquila e Prisca mostrano la loro collaborazione nella capacità anche di spostarsi da Corinto a Efeso, da Efeso ora li troviamo a Roma e dovunque vanno impostano la chiesa domestica. La loro casa diventa il luogo dove si fa memoria viva del Vangelo. Salutate il mio amatissimo Epeneto che è stato il primo a credere in Cristo nella provincia dell'Asia. Paolo ricorda anche quelli che per primo hanno aperto le porte del Vangelo. Salutate Maria che ha faticato molto per voi. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia. Sono insieme tra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me. Notiamo qui che tra i collaboratori di Paolo ci sono membri della sua famiglia. Gli studiosi dicono che i membri della famiglia di Paolo si sono proprio divisi in due, cioè chi ha aderito al Vangelo, aderendo, venendo coinvolto nella passione apostolica dell'Apostolo, e chi invece l'ha rifiutato. Jerome Orfeo Connor ritiene che la moglie e i figli dell'Apostolo delle Genti, secondo lui, Paolo era sposato, aveva la moglie e aveva dei figli, sarebbero stati tra coloro che non hanno aderito allo slancio apostolico. Quando Paolo scrive a Corinto si trova già separato da loro. Addirittura qualcuno intravede nel richiamo che farà alla lettera ai Romani quando dice io vorrei essere io stesso anatema, purché quelli che appartengono alla mia stirpe possano aderire al Vangelo. Alcuni ritengono che questa espressione faccia proprio riferimento ai figli dell'Apostolo Paolo che non hanno aderito al Vangelo come lui. Per cui, vedete, dietro i collaboratori noi possiamo vedere un'ampia gamma di figure, dai familiari alle persone che pian piano ha incontrato nel suo cammino, a chi ha condiviso con lui la passione per il Vangelo. Salutate poi Ampliato, che mi è molto caro nel Signore.
Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, il mio carissimo Stachi. Salutate Apelle, che ha dato buona prova in Cristo. Vedete, ogni persona ha una descrizione. Paolo va a fondo, cerca di cogliere dietro i volti il disegno che il Cristo ha su ciascuno di loro. Ecco, mi fermo. E qui l'elenco, sappiamo che nella lettera ai Romani è un elenco particolarmente lungo ed esteso, però ecco, quello che è significativo è il modo in cui Paolo imposta la collaborazione. Grazie ai suoi collaboratori lui riesce a tenere vivo il rapporto con le comunità. Grazie alla loro mediazione sa come affrontare alcune problematiche e anche come tenere vivo il rapporto che a volte, quando soprattutto questo rischia di spezzarsi o in qualche modo guastarsi. Ecco, la collaborazione di Paolo quindi va colta fin dall'inizio, legato al momento della rivelazione sulla via di Damasco, nella Chiesa Madre, l'abbiamo visto, ad Antiochia, e lungo il suo ministero all'interno dell'annuncio nel mondo dei gentili. E mi piace concludere con una frase del nostro fondatore, Beato Giacomo Alverione, che scrivendo sull'Unione Cooperatori Buona Stampa il 21 giugno del 1923, quindi alle origini un po' della nostra storia, scrisse così: San Paolo ha molti studiosi e molti ammiratori, meno imitatori ed amatori. Si considera in lui il libro e la spada, meno la volontà e il sacrificio, pochissimo il suo cuore e la sua lotta di spirito. E poi aggiunge: San Paolo è un cuore avvampante d'amore verso Dio, un cuore tenerissimo di affetto per i suoi. La carità l'ha tutto trasformato in Dio. Egli è il prigioniero di Gesù Cristo. Egli brama che il corpo si sciolga perché l'anima si unisca a Gesù. Il vivere per lui è Gesù Cristo. Anzi, non è più lui che vive, ma è Cristo che vive in lui. E l'unione è così profonda e così salda che più né la morte, né i maligni, né il cielo, né l'inferno verranno a staccarlo dalla carità di Gesù Cristo. Il cuore di Paolo è diventato il cuore di Cristo. Ecco, questa citazione degli scritti del Beato Alberione ci aiuta a capire che quando abbiamo a che vedere con Paolo abbiamo proprio a che vedere con un cuore che è totalmente unito a Cristo, ma che vede la stessa cosa anche nei suoi collaboratori. Li vede anche nei suoi collaboratori il cuore di Cristo che insieme permette al Vangelo di risplendere all'interno delle comunità. Paolo non è un gigante solitario. Fare di Paolo un gigante solitario significa smarrire completamente la grande forza del suo ministero, delle sue lettere e del suo apostolato. Quando nelle nostre cappelle si vedono le statue, no, del Paolo solitario con il libro dei Vangeli e la spada in mano, non dobbiamo mai dimenticare che dietro quella statua dovremmo vedere un enorme numero di collaboratori e collaboratrici che hanno fatto di Paolo quello che lui è stato e hanno reso possibile la fecondità enorme che il suo ministero ha avuto nella storia del cristianesimo. Ecco, spero che anche questo nostro intervento possa essere di aiuto alla vostra riflessione. Buon lavoro e buona lettura delle lettere dell'Apostolo Paolo.